Bene, presentiamo questo mio libro. Io mi chiamo Lodovico Festa, per i pochi che non mi conoscono. Sono qui due miei vecchi amici con cui ho passato molti anni della mia vita, Mattia Feltri e Giuliano Ferrara. Credo che mi tocchi dare la parola subito a Mattia, che è l'unico preparato, sempre stato il più, diciamo così, diligente fra noi tre. Grazie. Il più diligente perché tu mi avevi insegnato l'ordine, che è questa, tra l'altro, è una delle cose che mi ha, che all'inizio del libro tu parli di, è un giallo che però, come nei tre libri precedenti, ti dà l'occasione di parlare del partito. Non c'è bisogno di aggiungere altro, di parlare di Milano, e mi ha impressionato all'inizio quando Mario Cavenaghi, che viene chiamato per fare un'indagine, come gli è successo nei tre libri precedenti, si ritrova alla ricerca di un ordine anche urbanistico, perché ha perduto l'ordine che gli dava il partito. Ora io volevo farti una domanda, perché dei tuoi quattro libri questo è sicuramente il più malinconico, ha un finale toccante, non vorrei dire commovente perché ti offendi, perché sono aggettivi che sono fuori, diciamo, dal tuo orizzonte, forse, non è detto, però è un finale molto malinconico ed è una specie di grande addio, un lungo tramonto, e alla fine sembra che Mario Cavenaghi, che forse sei tu o forse no, non lo so, ritrovi un po' quell'ordine nel ritorno a casa. È un po' una tua questione privata alla fine questo libro, questa era la domanda che volevo farti. Mi ha molto colpito questo finale crepuscolare. Devo rispondere o posso darti come volete? No, certo, il piccolo ordine contro il grande ordine, sì, certo, c'è anche qualche elemento autobiografico. Cavenaghi non sono io, è figlio di operai e quindi ha avuto molto più spazio nel partito, e è un ingegnere, quindi è potuto andarsene a Lugano invece che restare a Milano, quindi non sono proprio io Cavenaghi. Però, diciamo così, la questione dell'ordine, la questione del ricostruire un senso alla propria vita è una questione che ha interessato anche a me. Crepuscolare, sì, un po' crepuscolare, sì, certo. C'è un mio amico che è stato sindaco di Pavia e di segretario della federazione del Partito Comunista di Pavia, che mi ha chiesto: ma hai scritto il libro prima o dopo Panzeri? Ho detto prima. Vabbè. Bene. Non arriva il filo, eccolo. Bene, sapete tutti più o meno di che si tratta. Sono quattro libri e questo è il culmine, diciamo, di questa quadrilogia di romanzi o racconti lunghi di Lodovico Festa. Il senso di questi libri è molto chiaro nell'esprimere l'ambiguità, quindi è un esperimento letterario vero. Io non so da che cosa sia venuta a Vicky la passione per l'invenzione letteraria, per l'invenzione narrativa. Mi ricordo solo che quando mettemmo così a registro le cose che servivano per fare un quotidiano, che era il Foglio, un giorno io, con un'aria un po' così spensierata e al tempo stesso maliziosa, gli ho chiesto, dico, ma perché ci stiamo imbarcando in questa evidente fatica? E lui ha detto, ma perché quando uno non ha niente da fare fa un giornale. E allora c'è un po' l'idea, secondo me, in Vicky, che lui ha scherzato con la letteratura, perché in realtà quello che voleva era dire,
attraverso uno strumento che non è una rivista, che non è un giornale, appunto, che non è una conferenza, che non è una riunione tra amici, che non è una cena, che non è un convivio, quindi uno strumento diverso, più pesante, più esposto alle difficoltà della costruzione, esprimere delle cose, dire delle cose. Nel libro questo elemento c'è, nel senso che spesso Vicky, e questo succedeva anche negli altri racconti, nella Confusione morale, Addio Milano Bella, e nel primo, quello che ha dato il via alla quadrilogia, c'era questo elemento. Cioè, a un certo punto Lodovico Festa dice le sue percezioni, le sue idee, ed esprime i suoi sentimenti, vuoi su come sono fatte le città, come dovrebbe essere una cultura di crescita, sviluppo, e abbellimento, diciamo, dell'ambiente, che cos'è la bellezza e l'arte. Lodovico è anche un critico d'arte, ha fatto con un suo amico critico professionale dei libri su questo, e ama esprimere sulla politica, sullo Stato, sul segreto, sulla riservatezza, sulle comunità, e in particolare sulla comunità di cui lui ha fatto parte, di cui alcuni di noi hanno fatto parte, il Partito Comunista Italiano, esprimere semplicemente delle opinioni. E questa parte dei suoi racconti si incastra perfettamente nell'incanto narrativo, perché Vicky riesce a dire delle cose da riunione della sezione Ripamonti, delle cose che apparentemente non hanno niente a che vedere con lo strano disordine in cui oggi viviamo, disordine estetico, percettivo, anche di vita, non hanno niente a che vedere con la dissoluzione dei grandi orizzonti, dei grandi miti, insomma, e di una certa leggendaria idea di come dovrebbe essere fatta la vita e di come alla vita si debba corrispondere, e non hanno niente a che fare con tutto questo, e sono quindi un po' fuori contesto, ma nei suoi libri funzionano. È quello che succede a un suo collega, che è Graham Greene. I suoi libri ti mettono nell'orecchio il fattore umano, ti mettono nell'orecchio i libri in cui questo grande spione, avventuroso viaggiatore, quest'uomo pieno di senso, cattolico anche, questo elemento in Vicky non c'è. Il moralismo, il problema della morale c'è, ma non nel senso cattolico, non nel senso dottrinale. In Graham Greene invece c'è anche il cattolicesimo. Comunque, il suo collega Greene riesce a dare delle ipotesi, non delle verità morali, delle ipotesi morali sul bene, sul male, sui caratteri dei personaggi, sulle loro finzioni, sulle loro verità. E spesso le verità e le finzioni, come il bene e il male, si mescolano tra loro, con questo, appunto, incanto letterario che è una certa musica che c'è nei libri di Vicky, nei libri di Lodovico Festa, ed è la musica della vita quotidiana: prendere un tram, recarsi in un posto di cui si capisce che l'autore conosce proprio gli spigoli, gli angoli, i segreti più riposti, parlare con persone spettacolarmente divertenti, ma parlare con un criterio che, devo dire, è uno dei grandi atù dei libri della narrativa di Lodovico Festa, e il criterio è quello della noia. La noia politecnica la chiama all'inizio di questo suo ultimo libro, e cioè: sì, va bene, d'accordo, faremo delle osservazioni su come si mangia e sulla cucina non tanto straordinaria della compagna tal dei tali, faremo delle osservazioni su come si viaggia, cercheremo di
risolvere un enigma, un imbroglio psicologico per poter arrivare a stabilire una verità, magari anche giudiziaria e politica. Viaggeremo a Roma, viaggeremo in Sicilia, viaggeremo a Napoli, cercheremo in vari modi di passare in rassegna tutto un catalogo straordinario di personaggi in chiave, ai quali Ludovico dà un nome diverso, ma non tanto, la sonorità del cognome, insomma, allude quasi sempre a una persona in carne ed ossa che è stata protagonista della vita italiana degli anni 70 e 80, diciamo così. Riesce Ludovico Festa a trasmettere questo impasto di piccolo e di grandissimo, questo appunto piccolo ordine e grande ordine, con questo filtro della precisione, della serietà, della nettezza. Cioè, le idee non sono caciocavalli appesi, come diceva Benedetto Croce delle idee della sociologia. Le idee, che sia un giudizio urbanistico sulla pensilina della stazione Termini, che sia un'idea di che cosa è o potrebbe essere Roma, che sia la caratterizzazione dei rapporti che nascono tra ex agenti del KGB, uomini della mafia e dell'andrangheta lombarda, concrezione di fenomeni nuovi che appartengono a questa dissoluzione del vecchio mondo, ma sono anche antichi, sono anche ancestrali addirittura, e l'emergenza del tradimento, lo spettacolo straordinario del tradimento, e di un tradimento che si autopunisce, che finisce con il suicidio, quindi finisce nel Gran Guignol, finisce nel... Non è che io voglia fare dello spoiler, però insomma, bisogna pur dire che c'è un suicidio che legittima questo tono di malinconia che aveva colto nel finale, che è poi un happy end. C'è malinconia, ma è la malinconia di un finale allegro, divertente, con i figli, con la moglie, con la famiglia. Tutte queste cose Ludovico Festa le fa partendo da questo ancoraggio, il lago, la cosa meno simile a come si è poi realmente dipanata la sua vita. Per questo lui non è Mario Cavenaghi, il protagonista della quadrilogia, e la Carla non è necessariamente sua moglie Lidia. Però il punto qual è? Che questo ancoraggio è il lago, Lugano, la Svizzera. L'orecchio porto alle informazioni radiofoniche lombarde e italiane, un rapporto in cui c'è sempre questa possibilità di ritiro, addirittura questa possibilità di non partecipare più alla dissoluzione del vecchio ordine, e Cavenaghi cede sempre invece alla sirena, che una volta è uno, una volta è l'altra. Questa volta, in questo libro, ed è molto bella la prospettazione di questa cosa, è scritta e detta molto bene, si vede in tutta la trama, diciamo, in tutta la narrazione, quanto sia importante. Questa volta è l'amicizia. A un certo punto lui dice: l'amicizia è l'unica cosa che conta nella mia vita, a parte la famiglia, a parte l'amore, a parte i figli, a parte mia moglie, però poi c'è l'amicizia, che è una specie di architrave, non posso vedermelo distrutto. E inizia questo grande spettacolo di applicazione. Quanto dura? Un mese stavolta, no? 15 giorni. 15 giorni. No, l'altra volta una settimana, no, sempre 15. Aristotele ha dato la regola dell'unità di tempo, di luogo e di azione. Insomma, questi 15 giorni diventano una specie di manifestazione e racconto di questo ordito dell'amicizia. Ed è naturalmente, lui teorizza la noia, perché teorizza la serietà,
teorizza un atteggiamento insieme moderno e un po' antico, insomma, di vecchio rigore. Non cattolico come Green, una punta protestante, ma non nella versione del giansenismo, del protestantesimo dei cattolici, una punta protestante nel senso lombardo, nel senso così più alla Cattaneo, e insomma, da tutto questo nasce non soltanto un racconto, non soltanto un catalogo di idee, non soltanto uno spettacoloso profilo di personaggi più vari, non soltanto un romanzo a chiave pieno di divertissement interni, polemiche politiche, retrospettive, polemiche politiche che andranno bene fra 10 anni, fra 20 anni, ma da tutto questo nasce un giallo, e qui mi fermo perché sono arrivato al dunque. Cioè, Lodovico riesce a scrivere il giallo, cioè a far procedere il racconto in una direzione non solo non scontata, e questo, vabbè, se uno è un uomo intelligente e ha, diciamo, la tracotanza, la presunzione di scrivere un romanzo, e poi dopo deve avere l'umiltà di fare in modo che non sia scontato e che il percorso sia sorprendente. Ma non solo non è scontato, è anche avvincente. Cioè, questo è un noir, per usare una parola oggi consacrata a un genere anche un po' devastato dall'uso, un po' infracidito, spiegazzato, diciamo così, dal fatto di essere un genere diventato troppo comune. È un noir, come i libri di Green, è un racconto giallo in cui ad ogni pagina tu cerchi di muovere una chiave che ti deve aprire una visione, una prospettiva, una soluzione diversa. E questo giallo, come ho già detto prima, ma non insisto su questo per non esagerare nel racconto del suo finale, e questo giallo procede verso una specie di catarsi, di tragedia, di purificazione, in cui anche lì non si capisce bene da che parte stia, diciamo, il bene etico, la bontà etica, e da che parte stia, insomma, il senso di questo tradimento non volutamente non si capisce. Un traditore è un traditore, un uomo che si mette al servizio di un'organizzazione criminale per uccidere il membro di una comunità a cui apparteneva, che tra l'altro è un amico e appartiene a questo grande museo dell'amicizia che è quella comunità, è un uomo perduto. Ma nella perdita, con un monologo finale, il monologo del suicida, Lodovico riesce a recuperare le tremende, oscure basi di questo mondo dissolto che porta a tradire, che porta a passare veramente integralmente dalla parte del male. Non ci sono veleni, non ci sono treni per Istanbul, c'è un'atmosfera di cordiale verità italiana che si incentra soprattutto su questa grande passione che Lodovico ha per Milano, in questo libro molto proiettata però anche sulle grandi città italiane, sull'esperienza della Sicilia, su Roma, su Napoli. Napoli quantomeno è l'esordio, è l'apertura, e tutto questo provoca un effetto, diciamo, molto particolare. Si capisce che si sta leggendo un giallo e al tempo stesso una narrazione in cui il realismo, il carattere dell'autore e i caratteri dei caratteri che l'autore inventa, questo intrico di caratteri produce un'alta, diciamo, capacità di moralismo,
e anche un certo grado di malinconia, come aveva sospettato giustamente Mattia all'inizio della nostra conversazione. Credo che Mattia non se la possa cavare con qualche domanda, quindi gli darò subito la parola. No, no, io volevo farti le domande, ma ho capito che non posso, quindi... Sì, io ho colto questo senso di grande malinconia. Poi conosco Vicky da tanti anni, so che come un po' tutti noi ha un tono di malinconia nelle sue giornate, però poi Vicky ride e fa ridere. In questo tuo tentativo riuscito di ridere e di far ridere, io però una citazione la devo fare, posso? L'abbiamo fatta prima. Perché quando io dico che è un libro malinconico, lo dico perché, e poi cercherò di approfondire e chiedere un'opinione sua, perché è davvero un libro che dall'inizio alla fine segnala il crollo di un mondo che non è soltanto il mondo del Partito Comunista, in cui Vicky, Cavenaghi, Giuliano sono stati tanti anni. Era un mondo che dava appunto un ordine, dava una prospettiva, dava un senso di marcia, e si sbriciola tutto insieme con la Prima Repubblica, che siamo nel 94, giusto Vicky? Si è già sbriciolata. E Cavenaghi va in Sicilia, per esempio, incontra due grandi vecchi. Uno lo riconosco, è Emanuele Macaluso, quell'altro non l'ho riconosciuto, però forse... Ok, Napoleone Colaianni, perfetto. E sono a un tavolo, stanno naturalmente cercando di risolvere questo enigma, ma parlano come sempre del partito, e Macaluso e Colaianni parlano anche con una certa perfidia della dirigenza attuale del Partito Democratico di Sinistra. E però poi sono parole tue, e tu sei duro, direi, con i dirigenti dell'epoca, uno dei quali è Charlie Cialtri. Quando io ho letto Charlie Cialtri ho dovuto sospendere la lettura perché ho riso un quarto d'ora, gli ho scritto un messaggio, lui era contento che l'avessi riconosciuto, ma non è stato un grande sforzo intellettuale riconoscere Charlie Cialtri, penso che l'abbiate riconosciuto tutti. Però è il 1994 ed è l'anno del governo Cazzaniga, cioè Berlusconi. Una delle cose più interessanti è che poi di Cazzaniga non si parla, di Berlusconi non si parla praticamente mai. Sì, c'è qualche presa di posizione di maniera, cadrà presto, oh, che sciagura, che rovina, però poi è Cazzaniga, che è l'emblema della sciagura, della rovina, del tracollo, in realtà rimane sempre moltissimo sullo sfondo, e la sciagura e il tracollo sono invece quelli del partito in cui Cavenaghi offre, forse, non è detto, speriamo di no, la sua ultima opera. Ma lui percorre tutto questo libro, Cavenaghi, capendo che sta per uscire dal palcoscenico, che sta finendo lo spettacolo. Sente il dovere di condurlo ancora a questo spettacolo, ma io questo senso di rovina lo colgo dalla prima all'ultima pagina, per fortuna ridendo, perché non vorrei passare per uno triste poi che piange mentre legge i libri. Poi una delle cose imperdibili di questo libro, lo accennava Giuliano, è che Vicky è un entomologo, quindi spiega bene qual è il bar, dov'è e qual è la specialità del bar, quindi viene voglia di andare a Milano, perché quelle non sono cose inventate, sono tutte cose vere. Quindi c'è molto buon umore, c'è molta gioia di vivere, ed è un buon umore, una gioia di vivere, perché c'è ancora qualcosa a cui aggrapparsi, che sono gli amici, che sono la famiglia. Ma il concentrarsi del tuo libro dentro uno sfacelo irresistibile, che culmina addirittura, un po' l'ha accennato Giuliano, io non voglio appunto spoilerare niente, ma culmina in un fatto di gravità che generalmente viene attribuita al nostro, come diceva Charlie Cialtri, il nostro principale, non mi ricordo più, e invece viene attribuito... Il principale esponente dello schieramento a noi avverso. E invece tutto questo non succede, succede dentro quel partito lì. È veramente, secondo me, non un atto d'accusa, ma un irresistibile passo dentro un'inevitabile sciagura.
È così? Esagero? No, non esageri. E la mia tesi è che noi, lo Stato italiano, che è un po' fragile, diciamo così, ha vissuto numerose crisi. Le due crisi principali sono state Caporetto e l'8 settembre. Però dopo Caporetto e l'8 settembre c'è stato il Piave e la Resistenza. Invece dopo il 92 non c'è niente. Vabbè, te l'ho fatta grossa, Vicky. Mi avevi detto che non dovevo farlo, ma io l'ho fatto, ma pensavo di aver fatto una cosa, diciamo, trattenuta. E, insomma, è anche un mondo che è finito da 30 anni. Purtroppo è una fine lunga e lenta. E, non so, forse c'è una speranza di riprendersi. Domani, dopodomani, prima che i miei figli muoiano, non lo so, fra 150 anni. Hegel dice che non è il popolo che fa lo Stato, ma è lo Stato che fa il popolo. Se lo Stato è in crisi, è un casino. C'è qualche speranza, Giuliano, molta speranza nell'Europa. Se l'Europa diventa uno Stato, ci salveremo. Il romanzo è questa cosa qui, la fine di una comunità che è quella comunista non è riscattata da altre comunità che la sostituiscono, è sostituita da una sorta di disgregazione del nostro Stato, della nostra società. Il punto su cui si insiste, diciamo per esempio, il punto di vista della classe operaia, su cui Trentin ha scritto, con cui ho condiviso molte poche cose nella mia vita, ma quando lui dice, ma insomma, abbiamo persino creduto nell'Unione Sovietica per salvare un'autonomia della classe operaia, a un certo punto, diciamo proprio, si è perso il senso, si è perso il senso, quella idea di una classe che avesse una funzione nazionale, che avesse, abbiamo Landini che fa il peronista, insomma c'è questa cosa qui, c'è proprio una disgregazione profonda della nostra società, e la disgregazione nasce come al solito dall'alto e non dal basso, cioè nasce dal fatto che uno Stato che è arrivato, diciamo così, a scadenza dopo il 47, c'avevamo una grande Costituzione che era definita dalla Guerra Fredda, finisce la Guerra Fredda, ci sarebbe bisogno di un'altra Costituzione, questa non c'è. C'è questo spettacolo che stiamo ancora vivendo, insomma, Dio ce la mandi buona, che qualcuno trovi un'idea di rifare uno Stato italiano, oppure che gli auspici di Giuliano arrivino a un'Europa che abbia almeno una Costituzione, perché insomma dipendere soltanto dalla burocrazia e dalla tecnocrazia di Bruxelles non è proprio il destino che mi auguro. Questo è lo sfondo su cui si costruisce il giallo. Il giallo, naturalmente, come ricordava Giuliano, è un giallo. Mi arrabbio molto quando dicono ma non è un giallo. No, è proprio un giallo. C'è un morto, c'è una talpa, ci sono degli assassini. Il giallo è un giallo. Lo sfondo è quella cosa lì. C'è proprio il senso che noi abbiamo lavorato insieme al Foglio, eccetera. Naturalmente noi pensavamo che fosse una dialettica politica. C'era una talpa anche al Foglio. E questa è un po' la sensazione dentro cui è scritto il mio romanzo, insomma. Prego. Sì, io vorrei togliere la parola a Vicky, perché in realtà io poi sono un estimatore, come avete visto, e un estimatore sincero della letteratura di Lodovico Festa, però non sono consentaneo, in quanto sono molto più cinico, con la sua analisi della dissoluzione del vecchio mondo. Perché? Perché ho questo tratto che lui non ha, ripeto, protestantesimo lombardo, io invece ho un tratto longanesiano, romagnolo,
o anche romano semplicemente, per cui io vedo nel trasformismo italiano, che è poi diventato praticamente il nostro unico orizzonte, non certo un riscatto rispetto alle capacità di resistenza alle grandi catastrofi, se lui mette Caporetto da una parte e il Piave l'8 settembre e la resistenza, è evidente che è mancato qualcosa, è assolutamente, è drammaticamente evidente. Però siccome il fenomeno è mondiale, il mondo in dissoluzione riguarda noi esattamente come riguarda le grandi forze che hanno costruito la Francia, la Germania, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, dico, almeno in Occidente c'è un elemento di universalità. Siccome il dissolvimento è un dissolvimento non soltanto delle idee, ma anche del modo di farle circolare, cioè è un dissolvimento della famosa comunicazione, tutto diventa comunicazione e quindi si comunica prevalentemente il nulla, o una resa appunto al piccolo ordine individuale che smarrisce completamente l'architettura della vita e l'architettura della società e dello Stato. Quindi io sono d'accordo con Vicky nella diagnosi, ma vedo queste, per questo non sono uno scrittore, per questo non riesco a produrre dei gialli, non riesco a produrre quell'incanto letterario, quell'incantesimo letterario che è tipico di tutti i libri di Lodovico Festa, compreso l'ultimo e soprattutto dell'ultimo, perché mi piace molto invece rintracciare così la sua fiducia, non la sua ingenuità, il suo entusiasmo, il carattere accanito, la sua pretesa di avere una risposta seria e politecnicistico noiosa. Però questa risposta non c'è. Questa risposta non c'è perché la scomparsa dell'orizzonte dopo il 92, cioè dopo la dissoluzione della Repubblica dei Partiti, dopo la fine della cultura politica di riferimento, non soltanto di quella comunità che era il Partito Comunista Italiano, ma in modi completamente diversi di tante altre, di altre comunità italiane, pensiamo soltanto alla vicenda del cattolicesimo politico, e del socialismo, e alla storia del socialismo e della socialdemocrazia, diciamo, mescoliamoli per un momento insieme. E il disastro è stato totale, generale, molto italiano, molto europeo e molto occidentale. E di fronte a questo disastro, questo modo che noi abbiamo trovato, adesso abbiamo un presidente del Consiglio che non è un presidente del Consiglio perché è una donna, che non è fascista perché viene dal fascismo, che non è populista perché rispetta con un certo formalismo le regole del gioco, che è atlantista pur non avendo le basi dell'atlantismo, che è europeista addirittura in una specie di flirt con la von der Leyen e con le burocrazie di Bruxelles, perché vuole realizzare qualcosa e ha intuito che si realizza qualcosa soltanto attraverso la trasformazione, trasfigurazione e anche il travestimento, perché il travestimento è una parte del trasformismo. Insomma, io ho più fiducia, ma non è che ho fiducia perché per opportunismo, perché sono contento di come vanno le cose, semplicemente ho smesso di interrogarmi sul problema di come le cose avrebbero potuto andare, cosa che Vicky non ha fatto e cosa che Vicky paga anche con una particolare carica emozionale, una particolare passione, che però produce della ottima letteratura. Giuliano, volevo dirti una cosa, perché io invece purtroppo mi sento un po' più vicino a Vicky. Sarà che tu stavi molto a Roma, io stavo molto a Milano con Vicky. È bello tra l'altro star qui con voi, che siete state fuori dalla famiglia persone tra le più, forse le più importanti della mia vita, quindi è bello essere qui. Ma io volevo dirti una cosa: io, come tu sai, sono un tifoso del Torino e ho cominciato a fare il tifo per il Torino nella stagione 1976-1977 e quell'anno il Torino arrivò secondo dietro la Juventus.
Pulici, Sala, eccetera. Tu stavi a Torino in quegli anni, te lo ricordi bene. Il Torino aveva vinto lo scudetto l'anno prima, quindi io me lo sono perso, è l'ultimo che ha vinto. E nel 76-77 la Juve fa 51 punti, il Torino ne fa 50. Con 50 avrebbe vinto qualsiasi altro scudetto di quando si giocava il campionato a 16 squadre. E quindi io piango che in confronto Vicky oggi era molto... Ho proprio pianto come un vitello tutto il pomeriggio e non sapevo che avevo appena visto il più bel campionato della mia vita. Perché è solo andato peggiorando per il resto. E nel 92... Io avevo 20, quando scoppia Mani Pulite avevo 22 anni, io ero felice che li ammanettassero tutti, ce lo siamo detti tante volte, qualche volta l'ho anche raccontato, ero felice, volevo che li ingabbiassero tutti perché da lì sarebbe arrivato qualcosa di meglio, e invece è arrivato qualcosa di peggio ed è andato sempre peggiorando progressivamente, cioè non è che a un certo punto, sì, c'è stato un anno e mezzo di Draghi, ma è come quando... uno sta male che alla sera sta bene, mangia, come sta bene, il giorno dopo, bram, finito tutto, no, classico questo. Quindi diciamo io sono una persona ottimista, ma quindi sorrido di fronte a questo straziante pessimismo di questo mondo. Forse solo l'Italia sarebbe un bene, ma tu giustamente noti che tutto questo sta succedendo ovunque. E se succede in America... E se succede a giugno con le elezioni europee, il guaio comincia a essere grosso, grosso. Scusami se ti ho voluto fare questa obiezione. Sì, no, io sono obiettivamente un po' pessimista. Unico elemento un po' di ottimismo è che dopo quell'asino di Massimo D'Alema, anche Mario Draghi e Jack Sullivan si sono resi conto che la globalizzazione è il terreno su cui bisogna avanzare, ma non è la soluzione dei problemi. Queste le ultime cose di Draghi, questo interessante intervento di Jack Sullivan su questo tema, danno un po' di speranza, perché fanno riflettere su classi dirigenti che si rendono conto di dover gestire questo enorme processo che è lasciato a se stesso, ha creato l'11 settembre e il 7 ottobre, insomma. Quindi una luce, qualche luce c'è, però questa cosa qui poi si deve tradurre in cose politiche che un po' complicate, che sono affidate al ministro Lollobrigida, che sono affidate innanzitutto al fatto che ci vuole una dialettica fra conservatori e socialisti, cioè senza una dialettica politica la democrazia non funziona. Il fatto che si formi un'aggregazione conservatrice per me è un fatto positivo, cioè è il fatto che entrano nello Stato e nella società forze che tenute fuori non aiutavano a risolvere i problemi. Spero che un giorno si formi anche una forza socialista, qualche speranza in Starmer, che mi pare una persona ragionevole, qualche speranza nella Premier della Danimarca, che mi sembra una persona ragionevole, qualche disperazione in Sanchez, nella Schlein, Mélenchon, eccetera, che sono invece quello che ancora, diciamo, le forze dominanti del socialismo. Quella cosa lì, non so, potrebbe darsi che risolva qualche problema. Tutto ciò naturalmente non c'entra col mio giallo, se non nel fatto che io descrivo un particolare della disgregazione, la disgregazione molto diffusa. Pensiamo soltanto, al di là dei socialisti, pensiamo ai partiti laici. I partiti laici avevano due punti di riferimento, Mediobanca e la Fiat. Mediobanca è diventata una banca che fa i suoi affari, non ha più nessuna funzione nazionale nel paese. La Fiat mi pare che, diciamo, leggiamo ogni giorno, non posso mettere in imbarazzo Mattia, non posso vedere, però i cattolici hanno questo problema, cioè dopo centinaia di anni che non c'era più un papa non italiano, ce ne sono venuti tre papi stranieri, tutto ciò ha creato qualche problema. Adesso spero che il mio amico Di Bella, che va alla televisione dei papi, aiuti a superare questo problema, però c'è un problema di fondo, cioè non si riesce a capire come
la speranza che tutto ciò si trasformi in una cosa che poi in qualche modo tiene insieme, eccetera. Vabbè, sempre. Come spera Giuliano, io spero, vabbè, certo, questa cosa qui a Cavenaghi non piace molto, lui è scappato in Svizzera. E poi abbiamo tutti sempre una casa a cui tornare. Sì. Domande? Abbiamo detto, abbiamo divagato un po', mi scuso con il pubblico. Abbiamo divagato, se qualcuno vuole fare delle domande, bene, se no sciogliamo l'assemblea. Disperdiamo l'assemblea con tre squilli di tromba. Sì. Ci sono domande? Non vi diremo chi è l'assassino, perché questo è proibito. Purtroppo il maggiordomo. Sì. Grazie. Bene. Bene. Sono stati brevi e bravi.